8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, che non è solo la profezia di Isaia, ma anche di Virgilio, che una vergine concepirà e partorirà un figlio. Già questo è inaudito, ma non è solo questo, è di più, perché questa vergine è immacolata, nel senso che non ha peccato, è immune dal peccato. Quella sciagura che dal peccato originale tutti gli uomini si portano appresso e che li porta a morire, non tocca la Vergine Madre di Dio. Uno splendore, tanto che tutte le litanie, che tanti tipi di litanie hanno dedicate a Maria, sono pieni di un elenco di meraviglie, una più bella dell'altra. Stella del mare, eh, casa degli, casa d'oro. Rifugio dei peccatori, rifugio degli infermi, niente a, si sottrae a questa regina degli angeli e dei santi. Dante canta di lei, vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura e poi dice, donna, sei tanto grande e tanto vali. Che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans ali. Quello che ha bisogno di una grazia e non la chiede a te, beh, la sua, il, il suo desiderio di grazia non vola, non vola, non va in alto, non ha, non ha le ali. Perché le ali li mette questa immacolata, come appare a Bernadetta Lourdes, nel 1858, solo quattro anni dopo che Pio IX proclama solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione, Maria a Bernadette che glielo chiede perché il suo parroco lo vuole sapere, chi è la donna, chi è quella donna che ti appare, Maria eh, rivela a Bernadette, io sono l'Immacolata Concezione, la perla dell'universo. Quella Gerusalemme celeste di cui è madre e che ci attende in cielo tutti. Buona festa!